Buongiorno, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della drammatica situazione all'interno delle sovraffollate carceri abruzzesi. Sono in corso proteste, ma anche gravi episodi di autolesionismo e di suicidio, ovviamente da parte dei detenuti. Adesso scende in campo anche la politica per far luce su questa situazione, tutta dalla parte della polizia penitenziaria. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Il carcere San Donato di Pescara continua a subire le conseguenze di un grave problema di sovraffollamento, molto più che negli altri istituti di pena della regione. Ma c'è da fare i conti anche con carenza di agenti penitenziari, che già nelle scorse settimane, anche nel corso di una manifestazione che si era tenuta nei pressi della prefettura, avevano denunciato le problematiche esistenti all'interno della casa circondariale. Domenica scorsa, visita nel carcere San Donato del consigliere regionale del Partito Democratico. Antonio Blasioli. Una situazione di sovraffollamento di un carcere che dovrebbe avere tra i 198 e i 200 detenuti e invece ne ha più di 400 e che dovrebbe avere da pianta organica 170 addetti agenti di polizia penitenziaria e invece ne ha 100 effettivi che prestano lavoro. Pensate che nel 2020 dovrebbe essere l'anno in cui addirittura la pianta organica viene portata a 200, quindi questa è la situazione. Ma il problema non è soltanto di carenza di personale. Il problema naturalmente verrà risolto, adesso ci sono dei concorsi, delle formazioni, eccetera. Il problema è anche di organizzazione del lavoro, perché la mancanza di personale determina l'inattività di molti detenuti durante le ore del giorno. Naturalmente queste persone si annoiano e possono sfociare in risse che difficilmente vengono sedate appunto perché il personale è davvero poco. Tenete anche conto che nel carcere di Pescara ci sono oltre 47 detenuti psichiatrici, quando invece ne dovrebbero essere circa 7, quindi la situazione è veramente difficile e questa situazione difficile, insomma, va assolutamente risolta e non aiuta neanche la Regione Abruzzo, a cui noi abbiamo presentato un'interpellanza per il reparto invece dei detenuti che c'è all'ottavo piano dell'ASL di Pescara. Questo reparto infatti non viene utilizzato, così che i detenuti vengono smistati nei vari reparti. Il consigliere comunale della Lega Armando Foschi ha organizzato per questo pomeriggio un incontro con i sindacati presso Palazzo di Città per fare il punto della situazione e per illustrare le iniziative da intraprendere. Sì, la situazione, soprattutto nel carcere di Pescara, è una situazione drammatica. Le notizie che raggiungono attraverso la stampa i cittadini hanno allarmato i consiglieri comunali. Come presidente della Commissione Sicurezza, per oggi ho convocato le sigle sindacali per ascoltare direttamente dalle persone che operano all'interno del carcere la situazione. Le carceri hanno un grosso problema: il sovraffollamento e la carenza di personale. Gli ultimi episodi anche di autolesionismo da parte delle persone detenute e le aggressioni agli operatori, alla polizia penitenziaria, non possono farci trascurare il problema e quindi oggi ascolteremo in diretta dalle persone che operano all'interno del carcere le problematiche. Ancora cronaca, 3 persone sono state arrestate, circa mezzo chilo di cocaina sequestrata, oltre al materiale per il confezionamento in dosi e 1.200 euro. Il bilancio, questo, di un'operazione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Chieti, al confine tra le province di Chieti e Pescara. I 3 sono accusati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno accertato che dopo aver confezionato la cocaina in buste, in bustine in grado di preservarne dall'umidità, la sotterravano per poi recuperarle. Nell'udienza di convalida è stato confermato il carcere per uno dei 3, gli altri 2 sono stati posti ai domiciliari. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. È stato convertito in legge dalla Camera dei Deputati il decreto d'urgenza per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, che diventerà la Banca del Mezzogiorno. Vediamo il servizio. Camera approva, presenti 440, votanti 412, astenuti 28, maggioranza 207, favorevoli 412, nessun contrario. La Camera ha approvato la nazionalizzazione della Banca Popolare di Bari. Il Parlamento ha convertito il decreto salvabanche in legge e così, mediante il Mediocredito Centrale e con il sostegno del Fondo Interbancario, lo Stato diviene il maggior azionista dell'Istituto Pugliese con l'innesto di 900 milioni. Lo scopo dell'operazione è quello di consentire il rafforzamento patrimoniale
patrimoniale della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale per permetterle, insieme al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari. Soddisfazione del 5 Stelle Antonio Zennaro. Finalmente si pongono le basi per una politica economica a 360 gradi sul Mezzogiorno d'Italia. Questo significa tutelare l'interesse nazionale, questo significa lavorare per il rilancio del Mezzogiorno d'Italia. Il decreto è stato scritto per evitare il fallimento e rilanciare la banca ed è per questo che nel testo non si fa cenno alla tutela del risparmiatore, proprio perché non si presume che l'istituto fallirà. Riguardo quest'ultimo punto, il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, ha affermato che già esiste un fondo per l'eventuale ristoro degli azionisti. Si tratta del Fondo dei Depositi Dormienti, in cui ci sarebbero ancora delle disponibilità. Al centro delle polemiche rimane Banca Italia, per non aver previsto il commissariamento dell'istituto già dal 2013. Salvare le banche è giusto, la politica salva le banche, la magistratura verifica eventuali responsabilità. Ma dobbiamo fare in modo che la magistratura declini fino in fondo la filiera delle responsabilità, perché noi vogliamo capire dove sono andati a finire i quattrini dei pugliesi, dei baresi, dei meridionali. E ora la politica ci porta a Sulmona, dove c'è crisi in comune. Questa mattina quattro assessori infatti hanno presentato le dimissioni, lasciando il sindaco Anna Maria Casini e l'esecutivo con un solo assessore. A riconsegnare le deleghe nelle mani del primo cittadino sono stati il vice sindaco Luigi Biagi, l'assessore al bilancio Stefano Mariani, l'assessore alla protezione civile Mauro Tirimacco e l'assessore allo sport e alle politiche sociali Pierino Fasciani. Per circa mezz'ora i quattro dimissionari sono stati a colloquio con il sindaco per motivare la loro decisione. Abbiamo chiarito con il sindaco quello che è accaduto in questi ultimi due mesi, è venuto meno un rapporto tra giunta e maggioranza consigliare, ha precisato Mariani. Quindi le dimissioni sono state un atto di onestà verso la città. Per il momento il sindaco ha confermato di voler restare al suo posto e di essere pronta ad avviare consultazioni con tutte le parti politiche per salvare l'anno che resta della sua consigliatura. E a proposito di politica, passano all'attacco il presidente della provincia di Teramo e i sindaci di Pineto, Silvi, Roseto e Giulianova, dopo che nessuna soluzione è stata assunta dal vertice sulla viabilità dell'A14 che si è tenuto in prefettura a Teramo. Entro giovedì prossimo decideranno se emanare le ordinanze di interdizione mezzi pesanti sui rispettivi territori comunali. Tania Bonici Castelli. Vertice operativo sulla viabilità in prefettura a Teramo per trovare una soluzione alla difficilissima situazione che la chiusura del viadotto Cerrano sta causando a migliaia di cittadini. La deviazione che i tir effettuano giornalmente lungo la statale 16 ha messo in ginocchio soprattutto i comuni di Pineto e Silvi. Stremati residenti, stremati sindaci. È stato il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, a richiedere d'urgenza al prefetto Graziella Patrizi un tavolo tecnico con i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, forze dell'ordine, comuni, polizia stradale, vigili del fuoco. La soluzione ipotizzata potrebbe essere quella di imporre a Pullman e TIR la deviazione verso l'A25, ma su questo punto il prefetto ha potuto solo promettere di porre la questione ad un tavolo nazionale, l'unico a poter decidere. Noi per adesso possiamo semplicemente dare da questo tavolo delle indicazioni per delle modalità operative per le quali richiederemo un coordinamento di carattere generale. Io mi sono sentita anche con i vertici di Viabilità Italia e quindi è ovvio che soluzioni da questo tavolo non ne possono venire perché a livello locale non è assolutamente sufficiente. Un tavolo tecnico ha portato a prendere coscienza di quello che abbiamo, non ha portato ad una soluzione perché questo non è il tavolo che deve trovare delle soluzioni. Io ringrazio sempre nuovamente il prefetto perché fa quello che Roma non fa, perché qui escono delle soluzioni che purtroppo questo tavolo non può prendere, perché il tavolo che può assumere delle soluzioni è un tavolo romano. Il presidente Di Bonaventura e i sindaci di Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi non ci stanno a questo stilicidio e sono propensi invece ad emanare ordinanze per impedire ai mezzi pesanti di passare sulle strade che attraversano i loro rispettivi comuni e si danno come tempo massimo per decidere giovedì prossimo. A quel punto sarebbe il caos. Il
traffico che l'autostrada non può più sopportare, non lo può sopportare la statale 16, e proprio adesso in un mini tavolo che abbiamo fatto con i quattro sindaci stiamo valutando insieme di assumere noi dei provvedimenti per quello che la legge ci consente come sindaci e come presidente di provincia per le strade di mia competenza, che fra qualche mese, se non assumiamo degli atti, quella strada non sarà più percorribile perché oramai si sta ammalorando. E mettete caso che in questo disagio qui dobbiamo fare lavori su quelle strade, facciamo delle code che arrivano da qui, dalla statale 16, arrivano al centro di Pescara oppure a Francavilla come code. Ecco, perciò noi dobbiamo assumere un provvedimento, adesso ci coordiniamo come provincia con la nostra avvocatura, con i quattro sindaci, e decideremo qualcosa anche per dare forza. Noi entro giovedì dobbiamo sapere di che morte morire. Buone notizie per l'ospedale San Massimo di Penne. Dopo l'ultimo incontro tra l'assessore regionale Nicoletta Verì e il comitato Salviamo l'ospedale di Penne, presto nuovi medici saranno assunti per tamponare una situazione che da tanto tempo gravava sugli utenti e che aveva portato alla riduzione dei servizi. Intanto lo stesso assessore ha annunciato di aver istituito un tavolo di monitoraggio permanente tra Regione e ASL. Il servizio è a cura della redazione di Vestina News. La riqualificazione del San Massimo sembra non essere più una chimera. Buone notizie sono state riportate dal comitato cittadino Salviamo l'ospedale di Penne, che nei giorni scorsi è tornato ad incontrare l'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì. Sul tavolo dell'assessorato il comitato, tramite il suo presidente Nicola Spoltore, ha fatto esplicita richiesta di una maggiore sensibilità per quanto riguarda le sorti del nosocomio, chiedendo risposte certe per i tanti utenti, spesso anziani, che vi affluiscono. Il fatto che la riqualificazione non sia più un'utopia è presto svelato. L'assessore Verì, sempre in attesa dell'esito del tavolo di monitoraggio nazionale previsto per fine gennaio, quando si saprà se il San Massimo sarà promosso a ospedale di base, si è impegnata durante la riunione all'assunzione di nuovo personale medico per il presidio ospedaliero Vestino. Due medici saranno inseriti nell'unità operativa semplice dipartimentale di ginecologia. Altri due medici prenderanno servizio nel reparto di medicina, ridotto ai minimi termini, ai quali saranno aggiunti, come programmato, altri due medici a partire dal mese di febbraio per rafforzare l'organico. La ciliegina sulla torta potrebbe arrivare dall'assunzione di nuovo personale infermieristico, che andrebbe a tamponare e migliorare le condizioni di lavoro nei vari reparti. Nel corso dell'incontro di Via Conte di Ruvo a Pescara si è tornati a parlare anche dei 12 milioni di euro per la ristrutturazione dell'ospedale dell'area Vestina. A questo punto, fondamentali, con piacevole conferma da parte dell'assessore Verì, il quale ha annunciato come questa somma di denaro sia stata già approvata dalla Corte dei Conti. Intanto, per assicurare una governance efficace ed efficiente del sistema sanitario regionale, è stato istituito il tavolo permanente di coordinamento Regione ASL, il quale dovrà riunirsi con cadenza mensile, avvalendosi dell'intervento di professionalità competenti per l'approfondimento delle materie oggetto di discussione. Del nuovo organismo faranno parte l'assessore regionale, il direttore del Dipartimento Regionale Sanità, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, i direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL provinciali. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo non è previsto nessun compenso. Tra le priorità, il nuovo patto per la salute, l'organizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa. E dopo ben 10 anni dal terremoto del 2009, a Teramo riapre l'ex istituto tecnico Vincenzo Comi di Viale Bovio. Ristrutturato dalla provincia, il monumentale edificio accoglie da oggi i primi 500 studenti del liceo scientifico Einstein, che si trasferisce dalla storica sede di Via Sturzo nel centro della città. La riapertura della scuola è stata festeggiata dall'intero quartiere, che torna così a rianimarsi. Vediamo il servizio. Una rivoluzione culturale e sociale a Teramo. Lo storico liceo scientifico Einstein, dall'angusta e periferica via Sturzo, si trasferisce armi e bagagli in uno degli edifici più belli e monumentali della città, l'ex istituto tecnico Comi di Viale Bovio. Una scuola che ha ospitato per anni le classi della ragioneria, oggi dislocate alla Cona insieme ai programmatori. Un edificio imponente, rimasto chiuso per oltre 10 anni a causa del terremoto del 2009 e che oggi riapre le sue classi, ristrutturate dalla provincia di Teramo ai primi 500 studenti dello scientifico teramano. La preside Clara Moschella sogna di riunire tutti i 1000 alunni dell'Einstein nell'ex Comi entro il prossimo anno scolastico.
siamo felici e emozionati per questa avventura. È un sogno che si accompagna ad un progetto piuttosto ambizioso, che è quello di riportare nell'arco del triennio tutta la comunità del liceo scientifico qui nella sede di Viale Bovio, grazie anche alla ricostruzione dell'edificio adiacente. Il liceo scientifico ha sempre avuto due sedi grazie al notevole numero di alunni iscritti. In un primo periodo oltre 1000. Siamo per la precisione 1036 e il trend nazionale ci conforta, perché è un liceo con un curriculum particolarmente forte, anche poi testimoniato dai successi dei nostri ragazzi all'università, così come confermato dalla classifica di Eduscopio. Questo antico edificio è sicuro? Questo antico edificio è sicuro, ha un indice di vulnerabilità sismica pari a 0,82, quindi uno degli edifici più sicuri del Teramano, delle scuole teramane. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie. Intanto il quartiere di Viale Bovio fa festa per la riapertura della scuola e il ritorno in centro di tanti studenti. Non se ne vedeva l'ombra da anni, è tornata la vita, dicono. I commercianti della strada per l'occasione hanno affisso manifesti e legato palloncini colorati in segno di accoglienza. I ragazzi sono un po' spaesati, ma contenti. La riapertura del COMI è uno dei pochi esempi di ricostruzione realizzata in città. Andiamo ora all'Aquila, dove scontro sull'edilizia scolastica tra il sindaco Biondi e la deputata Stefania Pezzopane. Ce lo racconta Daniela Rosone. Sull'edilizia scolastica e sull'accordo comune ANAC è scontro tra il sindaco Biondi e la deputata del PD Stefania Pezzopane. Stefania Pezzopane vuole presentare un provvedimento che ha bocciato solo a fine novembre. Accolgo con favore il pentimento dell'onorevole Democrat, che si dice pronta a farsi promotrice di un emendamento al decreto mille proroghe finalizzato al prolungamento dell'accordo tra Comune dell'Aquila, provveditorato alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna e Autorità Nazionale Anticorruzione per dare nuovi impulsi all'edilizia scolastica. L'affondo è del sindaco Pierluigi Biondi, che si rivolge alla deputata Dem Stefania Pezzopane, che ha dichiarato di voler presentare un emendamento al mille proroghe per il prolungamento dell'accordo tra il comune, ANAC e il provveditorato. Si tratta, ha detto il sindaco, della stessa proposta al decreto sisma, di cui l'esponente del PD è stata relatrice in ottava commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera, inserita nel pacchetto di norme presentato dal comune dell'Aquila, contenente tra le altre cose misure finalizzate ad accelerare la ricostruzione pubbliche delle scuole. Giova ricordare tre cose: che chiedevamo di prorogare sino al 31 dicembre 2022 l'intesa con provveditorato e ANAC, che la stessa non avrebbe comportato alcun onere per le casse dello Stato, ma soprattutto che su quello specifico provvedimento la Pezzopane ha espresso parere contrario al momento del voto della legge di conversione del decreto in aula a Montecitorio, evidenzia Biondi. Delle due l'una: o la parlamentare del PD si è accorta di aver commesso un errore durante la votazione, oppure ha ritenuto valida la nostra idea. Stefania Pezzopane ha precisato invece che l'emendamento al mille proroghe riguarda la proroga al 2021 dell'accordo sottoscritto per la semplificazione dei processi di ricostruzione delle scuole sotto soglia comunitaria. Quelli presentati dal sindaco in sede di discussione del decreto sisma, ha detto ancora, intendevano invece modificare quell'accordo per estenderlo a tutta la ricostruzione pubblica. Peraltro, nel corso della conferenza stampa della Pezzopane nei giorni scorsi sulla mancata ricostruzione delle scuole, la deputata ha criticato duramente le proposte emendative di Biondi al decreto sisma. Quegli emendamenti, le parole della Pezzopane in conferenza, proponevano due cose: estendere la deroga al codice degli appalti contenuta nell'accordo sottoscritto da Comune, ANAC e provveditorato nel 2018 dalle scuole a tutta l'edilizia pubblica e rendere il ricorso al sostegno del provveditorato nella progettazione non obbligatorio. Il Comune, rendendo in sostanza facoltativo il ricorso all'appoggio del provveditorato, voleva un potere esclusivo sugli appalti pubblici. La pagina della cultura, grande richiesta, torna a Pescara la Divina Commedia. Sarà in scena da giovedì 23 a domenica 26 al Teatro Massimo, una versione nuova, arricchita di effetti speciali e proiezioni tridimensionali di ultima generazione. Ma non solo, scopriamo tutte le novità nel servizio di Giuseppe Carriera.
Dopo il debutto nel vicino Molise, arriva a Pescara la Divina Commedia Opera Musical. Sarà in scena al Teatro Massimo da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, con appuntamenti serali e mattinée per le scuole. Una versione profondamente rinnovata per il musical che già aveva riscosso enorme successo nella precedente tournée. Geniale, creativo, innovatore, il regista Andrea Ortis ha lavorato su ogni particolare. Parte dal testo del 300 di Dante. Se 700 anni di parafrasi non sono state sufficienti a spiegare del tutto questo testo che continua a rigenerarsi, figurati se poteva esserlo una regia in 3 anni. E quindi quest'anno ho avuto altri suggerimenti, altre sensazioni, altre emozioni, altri paesaggi che hanno sviluppato forse i paesaggi precedenti. Sono 70 quadri, sono 2 atti, sono 14 il corpo di ballo di 14 ballerini, sono 9 interpreti cantanti, una macchina di circa 50 persone, oltre 200 costumi. Sono numeri importanti ma giusti, perché serviva accompagnare la fantasia di Dante, e accompagnarla non era semplice. Il racconto che ci consegna l'opera è quello di un viaggio, il viaggio di un uomo che, spinto dall'amore, attraversa le miserie, la crudeltà, la voglia di libertà, la riscossa, nello schema che lo stesso divin poeta diede all'opera italiana più famosa nel mondo. Inferno, purgatorio e paradiso sono vissuti attraverso il viaggio di Dante, guidato da Virgilio Andrea Ortis e interpretato da Antonello Angiolillo. È una storia bellissima di un uomo che fa questo viaggio, di un viaggio che se lo prendessero in mano gli americani, altro che il Signore degli Anelli, insomma, veramente una fantasia Dante impressionante. Però la cosa bella di questa versione qua, dell'idea di Andrea Ortis, secondo me, è quella di raccontare non il divin poeta, di raccontare l'uomo, il Dante uomo che si trova nel mezzo del cammin della sua vita, probabilmente in piena depressione, forse sull'orlo del suicidio, perché ricordiamoci che è stato scacciato da Firenze, è stato esiliato, ce l'aveva con la Chiesa, con la politica, e il fatto di affrontarlo come viaggio di un uomo mi ha reso molto interessante questa cosa, perché i vari Ugolino, Francesca, Pier delle Vigne, mi specchio in loro, in quello che in quel momento affronto nella mia vita, e li rivedo in loro. Imponente come un colossal, ma delicata nella forma, profonda nel significato, ma soprattutto negli spunti di riflessione. La Divina Commedia Opera Musical parla di un uomo, ma anche della sua donna, l'amore universale che si mescola e prende forma nell'amore per eccellenza. Tutto da scoprire nel finale, ovviamente. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, in apertura alla Serie B. Dopo le dimissioni di Luciano Zauri, la panchina del Pescara è stata provvisoriamente affidata al tecnico della Primavera, Nicola Legrottaglie. Luigi Di Biagio e Giuseppe Pillon sono le ipotesi per la successione di Zauri, ma lo stesso Legrottaglie, in caso di segnali positivi, ha importanti chance di prendere definitivamente la panchina della prima squadra. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. Salvo colpi di scena, sarà dunque Nicola Legrottaglie ad allenare il Pescara fino alla trasferta di sabato a Udine contro il Pordenone, secondo della classe. Nel frattempo saranno giornate di riflessione per il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Dopo le dimissioni presentate ieri da Luciano Zauri, una decisione definitiva sul nuovo allenatore del Pescara non è stata ancora presa e quasi certamente non sarà presa fino all'inizio della prossima settimana. Da quanto si apprende, l'orientamento del management biancazzurro è quello sì di guadagnare tempo in attesa del nome giusto, ma anche di valutare la risposta del gruppo con Legrottaglie. Dunque è tutt'altro da escludere che l'ex difensore di Chievo, Juventus e Catania possa essere effettivamente il sostituto di Zauri, se ci saranno segnali nel corso di questa settimana corredati da una prestazione convincente sabato. Proprio Nicola Legrottaglie aveva preso il posto di Luciano Zauri nella Primavera del Pescara la scorsa estate. Alla fine del girone d'andata, la Primavera è terz'ultima, a più 4 sulla zona retrocessione e a 2 punti dalla salvezza diretta. Risultato non trascurabile per essere uno dei 2 club, assieme al Chievo, la cui prima squadra è in Serie B, e togliendosi anche lo sfizio di battere la Juventus. Primavera per ora affidata al responsabile tecnico delle giovanili, Di Battista. Da ieri Legrottaglie è al lavoro col suo staff, il vice Andrea Sassarini, il preparatore atletico Sebastiano Costantini, restano il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani e il match analyst Diego Labricciosa. Con Zauri escono di scena il vice Davide Ruscitti, il collaboratore tecnico Paolo Birra,
il preparatore atletico Ermanno Ciotti. In caso la società decidesse di non proseguire con le Grottaglie in panchina, due sono le soluzioni principali: Luigi Di Biagio e Giuseppe Pillon. Di Biagio ha fatto un lungo percorso nella federazione CT di Under 20, Under 21, fino all'interim pre-Mancini nella nazionale maggiore. Attende l'opportunità di un club e la vicinanza col presidente onorario Marinelli, dirigente accompagnatore dell'Under 21, può essere decisiva. Resta da vedere se Di Biagio approverà le condizioni contrattuali e di organico e se sia disposto ad accettare una sfida non semplice. Beppi Pillon, per lui sarebbe un ritorno, invece ha una carta importante nella stima e nel legame con Giorgio Repetto. Conosce bene città e piazza ed è abituato a lavorare subentrando in corsa. Bisogna valutare se siano rimaste piccole scorie con la parte del gruppo che si ritroverebbe ad allenare a distanza di 8 mesi. Sembrano marginali le soluzioni Stellone, Marino e Colantuono. Mentre le attenzioni sono tutte dedicate alla svolta sulla panchina, i dirigenti biancazzurri devono concentrarsi anche sul mercato, visto che a 10 giorni dalla chiusura non si registrano ancora movimenti in entrata, mentre l'opera di sfoltimento, comunque necessaria, è già a buon punto dopo le partenze di Celli, Vitturini e, nelle ultime ore, di Cisco al Novara, Brunori alla Juventus Under 23 e Ingelson che piace al Livorno. Sul fronte centravanti il Pescara cerca l'intesa con il Perugia per Melchiorri e non è da escludere, benché Sebastiani ne abbia smentito una partenza, un inserimento nell'operazione di Scognamiglio che in Umbria ritroverebbe Serse Cosmi, un'operazione che nel caso poi imporrebbe al Pescara l'innesto di almeno 2 difensori centrali. Seduta di allenamento stamani per il Teramo, che domani alle ore 18 ospiterà il Bonolis, il Catanzaro. Partita valida per la prima giornata di ritorno che non si disputò lo scorso 22 dicembre a causa dello sciopero, ricorderete, della Lega Pro. Probabili alcune novità nell'11 titolare a pochi giorni di distanza dal match vinto con l'Avellino. In difesa rientrerà Piacentini, che farà coppia al centro con Cristini. Partirà dalla panchina Soprano. Nonostante il ritorno dalla squalifica del giovane Viero, il tecnico tedino è orientato a confermare in regia il capitano Arrigoni, tra i migliori in campo domenica scorsa. Ai suoi fianchi agiranno Santoro e Ilari. L'altra grande novità ci potrebbe essere in avanti con il giovane Birlighe, pronto a strappare una maglia a Magnaghi. Conferme per Costa Ferreira e Bombaci. Direzione di gara affidata a Daniele Rutella della sezione di Enna. Serie D, Chieti torna in Serie D, Pino Di Meo, perdonate, non è più l'allenatore del Chieti, al suo posto torna Alessandro Grandoni, che aveva iniziato la stagione sulla panchina nero-verde. Avasto dietro front di Marco Amelia, che non si dimette più e resta sulla panchina bianco-rossa. Vediamo il servizio. Panchine bollenti in Serie D, con posizioni delicate legate a Chieti e Vastese, che hanno subito una disfatta nell'ultimo turno di campionato. Ma se per Pino Di Meo è terminata l'esperienza sulla panchina nero-verde, prosegue a sorpresa quella di Marco Amelia a Vasto. La sorte di Di Meo era segnata dopo l'umiliante 0-5 subito nello scontro diretto col Porto Sant'Elpidio, una squadra rimodellata proprio sulle indicazioni del tecnico di Trani. I segnali di ripresa c'erano stati con 2 vittorie nelle ultime 3 gare del girone d'andata, ma poi le cose sono precipitate quando ci si aspettava il salto di qualità all'inizio del girone di ritorno. Nelle 3 partite del 2020, 3 sconfitte, 0 gol fatti, 8 subiti e la pesantissima debacle di sabato scorso. A Chieti torna Alessandro Grandoni. La scelta fatta dal presidente Antonio Mergiotti e il patron Giulio Trevisan è stata sancita nel comunicato diramato ieri sera. Ufficialità che è giunta, come si riporta nella nota, dopo un lungo e chiarificatorio incontro tra l'allenatore e i 2 massimi dirigenti teatini. A Grandoni il compito di risollevare una squadra i cui rinforzi per buona parte sono di emanazione dello stesso Di Meo. L'ex difensore del Livorno ha allenato il Chieti nelle prime 12 giornate totalizzando 11 punti, ritrova la squadra 8 gare dopo con appena 6 punti in più, una situazione di classifica anche peggiore, quart'ultimo posto, anche se la qualità della rosa è notevolmente migliore e lì dovrà incidere. A Vasto sono state ore concitatissime, dopo la batosta di Fiuggi era filtrata la notizia di dimissioni comunicate da Amelia alla dirigenza. La giornata di ieri ha portato
ad un confronto tra l'allenatore e il presidente Franco Bolami, che ha ricomposto tutto. Quello post Fiuggi era solo uno sfogo, dovuto alla prestazione deludente. Non c'è alcuna firma di dimissioni e al momento il massimo dirigente aragonese non è propenso all'esonero. Al di là del chiarimento, la società comunque si era messa all'opera per la ricerca di un sostituto e quello che andava profilandosi era un ballottaggio tra l'ex tecnico dell'Ascoli, Massimo Silva, a Disernia due stagioni fa, e l'ex allenatore del Francavilla, Gigi Iervese. Situazioni che al momento restano congelate. Domenica un altro banco di prova per Amelia e la sua squadra, che riceveranno all'Aragona una delle compagini più in forma del momento, il Campobasso. E questo è tutto per questa edizione del TG6. Tutti i nostri servizi potete recuperarli online sul canale YouTube o sul nostro sito tv6.it. Io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio con la nostra programmazione.